Allora, cari figliuoli, ora costruiamo una vasca idrofonica. Una vasca idrofonica per la coltivazione della verdura. Essendo che abbiamo problemi di acqua, e quindi quest'anno qua l'orto è andato a quel paese, come si dice. Allora, ora qui ci inventiamo qualcosa per poter fare coltivazione di verdura autosufficiente con vasche idrofoniche. Vasca idrofonica, solito discorso, se andate a vedere i miei primi tutorial vedete come si fa i sifoni, eccetera. Allora, io adesso, tanto per farne una di prova, utilizzerò un contenitore per la roba. Qui ho diversi, ecco qua, questo è il contenitore, di roba, quello che si usa da mettere dentro gli armadi. Qui ho diversi tipi di tubi che sono riuscito a recuperare, vediamo come quello che ci viene meglio, E bene, vedremo come procede il lavoro e cosa viene fuori. Una volta scelto il tubo, vediamo di misurare il diametro e scegliamo una tazza appropriata per poter fare il foro nella vasca, sul fondo della vasca, in modo tale da poter incastrare poi il tubo stesso. Ecco qua, dopo aver creato un imbuto, ora lo andiamo a innestare dentro. Ecco qua, abbiamo praticamente in questa maniera, abbiamo ridotto il diametro del tubo. Quindi praticamente a questo punto abbiamo fatto un imbuto. Adesso andiamo a fissare con il silicone il tubo nella vasca. Ecco come si presenta quando, una volta finito di fissare con il silicone. In basso deve uscire, chiaro. Ora dobbiamo creare la campana. Allora, nella campana abbiamo fatto i due fori, i due tagli, in maniera che quando è posizionata l'acqua possa entrare. Allora, per chiuderla, qui ho trovato un tappo da conserva, metteremo così e lo siliconiamo. Ok. Allora, dunque, un errore che ho fatto è quello del diametro della campana. Rispetto al diametro del tubo che ho fissato la vasca, questo qui è troppo grosso, quindi bisogna far sì che il tubo sia leggermente più grosso della, cioè la campana, il tubo della campana deve essere più leggermente più grosso, ma non di molto. Ecco, in poche parole, vedete qui la differenza che c'è. Questo non funziona, questo crea l'effetto Venturi. Come vedete, i diametri sono questi. Allora, adesso facciamo l'esperimento completo, riempiendo la vasca di acqua. L'acqua
quando arriverà a questo livello che è il livello del tubo, questo livello che è il livello del tubo, dovrebbe autosvuotarsi. Eccoli. Lì ci siamo quasi. Vedete che il livello sta salendo. Ora si innescherà il processo. Si è innestato il processo ecco. A questo punto il sistema di autosvuotamento della vasca per fare l'acquafonica è a posto.